Wabalabadabdabe, bentornati su No Mamma Ammazzo, bentornati nella rubrica Toys and Unboxing, dove segue il video che abbiamo iniziato l'altra volta sul mostrare i vecchi giocattoli dei Motu Master of the Universe, anche per celebrare la nuova serie Master of the Universe Revelation che trovate ora su Netflix. Ed è pure bella, eh? Esatto. Prima di cominciare, se ancora non l'avete fatto, iscrivetevi al mio canale, mettete un bel mi piace a questo video e anche a tutti gli altri che vi frega, condividete il video con tutte le persone che hanno la spada del potere tra le mani in questo momento mentre guardano il video e commentate qui sotto con quello che ne pensate di questi giocattoli e di questo video. Sì, intendo proprio quella. Ok. Cominciamo con i cattivi, niente po' di meno, meglio di Skeletor a tenere in mano Skeletor. Questo è una versione molto particolare, non è ovviamente una delle prime versioni, anzi, siamo molto in là, parliamo dell'84, ma pensavo anche peggio. Questo è Dragon Blaster Skeletor. Pensate, mostriamolo alla seconda videocamera, nascondiamo intanto Scareglow che poi lo mostreremo dopo. Praticamente questa è la terza versione prodotta e fondamentalmente questo serpente che ha sulle spalle come se fosse un piccolo Yoda spruzzava acqua o qualsivoglia liquido, comunque non fuoco quantomeno. Io ci mettevo la candeggina. Perfetto, sì. No, o l'ammoniaca. L'ammoniaca, quelle robe lì, l'acido solforico, quello che volevi. Divertente, soprattutto negli occhi. Esatto, sì, giocavi con gli altri bambini. Un altro personaggio che è uscito recentemente rispetto alle prime release dei Motu, che è Stinkor, che se voi avete avuto per caso Merman, è una versione ricolorata di Merman che ha l'aspetto di una puzzola. Ci hanno aggiunto un'armatura dedicata e la particolarità di Stinkor è che davvero puzzava la plastica con cui era fatto, tant'è che gli operai della fabbrica volevano scioperare. Trovate tutto nel documentario dei Motu su Netflix. E questo Stinkor, questo personaggio, è uscito nell'85, il mio anno di nascita, e ha la particolarità di non essere mai stato all'interno della serie animata degli anni 80, perché la serie era dell'83, però ha fatto un piccolo cameo nella nuova serie Master of the Universe Revelation ed è stato doppiato in originale dall'attore che fa Jay, quello di Jay e Silent Bob fondamentalmente, quindi Kevin Smith è Silent Bob ed è il regista di Master of the Universe Revelation. Jay ha dato la voce a Stinkor. Ma passiamo a un altro personaggio fantastico che ha avuto un ruolo pazzesco in questa serie Master of the Universe Revelation, che è Scareglow. Molti lo hanno scambiato già all'epoca per Skeletor, perché come potete biasimare chi lo scambia per Skeletor? Rappresenta un teschio, uno scheletro che se non sbaglio ai tempi era anche fluorescente, quindi si illuminava al buio, ma è un personaggio totalmente diverso. Era quasi trasparente. Leggo, è un guerriero fantasma scheletrico evocato da Skeletor, proveniente dal futuro di Eternia. Sembra avere un corpo solido ma traslucido, le cui ossa emanano un bagliore potente che può intimidire anche gli avversari più coraggiosi. Indossa un lungo mantello viola e come arma porta una falce del destino. Come una delle ultime figure rilasciate nella linea di giocattoli originali Master of the Universe, Scareglow è tra le più misteriose a causa delle sue poche apparizioni nella serie TV. Lo slogan Evil Ghost Skeletor ha portato alla speculazione dei fan che Scareglow è Skeletor in seguito alla morte di quel personaggio, e proprio questa speculazione ha fatto sì che nella quarta puntata Scareglow fosse visto come, diciamo, un'emanazione della paura con le fattezze di Skeletor, ormai annientato anche lui dal potere delle due spade separate. Ma passiamo a un altro personaggio di cui io non so nulla, non so se tu sai qualcosa, Skeletor. Non sapevo manco che esistesse. Si chiama Spycor, mostriamolo alla camera 2. Ovviamente, come tutti i nomi dei Masters, è pieno di spike, pieno di spilli, di spuntoni. Spycor è un membro dei guerrieri malvagi, la cui testa e il busto sono completamente ricoperti da punte affilate come rasoi. Nella serie di cartoni originale non era chiaro se le punte fossero una parte naturale del suo corpo o una sorta di armatura speciale, probabilmente sadomasochistica, ma noi non vogliamo indagare sui suoi gusti. Sai chi mi ricorda? Sì. Questo qua è un plagio di Pinhead di Hellraiser. Ah, sì. Ho visto quello e ho detto, ma sì, diciamo che un po' tutto il Master of the Universe prendono molto da fonti. C'è molto Guerre Stellari, per esempio, come... Sì, decisamente, sì. Esatto. Questo Scareglow è... Fantaman.
Esatto, Scherblo e Phantomen, per esempio. Questo Spycore è del 1985. Usciamo dal regno di Eternia per entrare nel regno di Eteria, dove il nemico di She-Ra, fantastico, che a me piaceva un sacco, forse anche più di Skeletor, comunque mi piaceva il rapporto che aveva con Skeletor, era Hordak. Qua nella versione Buzzsaw Hordak, mostralo alla camera, questo stranamente è uno dei miei giocattoli, scusate, gli ho tagliato la cresta, l'ho conciato da fare schifo, però fondamentalmente gli si apriva sul petto la cassa toracica e usciva un ingranaggio che falciava i nemici. Questo è uscito nell'87, che spiega perché io ce l'avevo. Ma non è l'unico Hordak che abbiamo, abbiamo anche Hurricane Hordak, che è perfettamente funzionante, infatti non è uno dei miei giocattoli, è uno dei giocattoli di Paolo e Lorenzo, e ha, vedete, il funzionamento è così: sulla schiena ha una come si può dire, un ingranaggio, muovendolo col dito riesce a far muovere questa cosa. Questa è una versione dell'86, quindi è, anzi è precedente questa all'altra. Questa è una versione precedente, è davvero tenuto bene. Se sei bravo puoi anche evitare di usare il dito. Esatto, puoi usare la spada del potere. Esatto, quella che tenevate in mano prima. Esatto. Ma andiamo nella tana del serpente, come disse Cicciolina a Rocco Siffredi. E il primo personaggio che fa parte di una terza categoria di cattivi è King Iss, che è napoletano. Iss. Che morte. Noi abbiamo già qua nella versione serpentosa, che praticamente era, ve lo mostriamo così senza, ecco, con questo trucco. Praticamente era un uomo che sembrava un uomo, ma in realtà era composto da serpenti. Iss! Un'idea malatissima degli autori di questa serie. Anche questo spudoratamente rubato ai Visitors, che negli anni 80 spadroneggiavano su tutte le TV. Iss! Volevo tenerlo per ultimo questo perché tiene tutti in un caldo abbraccio, ma l'ho trovato subito. Questo è Squeeze, invece, ed è un personaggio squisito. Come potete vedere ha le braccia talmente lunghe che quasi non stanno nella camera 2. Eccola qui. E fondamentalmente... Ah, non l'ho detto. Questo è uscito, vediamo... È uscito nell'87, si è anche visto nella serie del 2002, il remake, intanto lui sta giocando con King Iss. Sto provando a rimontarlo. Fondamentalmente anche questo fa parte della, come si chiama, della, degli uomini serpenti. E dulcis in fundo un personaggio che sembra quasi la Medusa, vi faccio vedere in camera 2 questo spaventosissimo volto che ha, è Snake Face, ovviamente non brillavano in fantasia con i nomi, faccia di serpente, che aveva il potere di non farti niente, a differenza di faccia di maiale, che aveva il potere di non farti male. Questo personaggio, io vorrei vedere il tuo volto dietro la maschera dopo questa. Questo personaggio è uscito anche lui nell'87. Resto per diritti di cronaca. Resto per i diritti di cronaca. È uscito nell'87 ed è uno degli ultimi, delle ultime release dei Master of the Universe. Bene, si conclude questo video, anche perché noi abbiamo una certa età, stiamo morendo di caldo sotto questi muscoli. Noi vi ringraziamo per averci seguito fino a qui. Io, come sempre, con l'inchino e con l'imbuto vi saluto e vi dico arrivederci al prossimo video. Per il potere di Grayskull. Ciao bambini! Oggi abbiamo imparato a giocare con le action figure, dei giocattoli che si usavano negli anni 80, 90 e anche nei primi anni 2000. Quindi qual è la morale di questa storia? Che ogni tanto forse dovreste staccare un po' dai videogiochi e giocare un po' di più con questi personaggini. Chiedete a mamma e papà di andare in un negozio di giocattoli ad acquistare un sacco di personaggi che diventeranno molto valorosi con il tempo. Anzi, magari non aprite neanche le confezioni, conservateli che
poi vi comprerete casa con aspetta, quelli. Aspetta, una sì? Cosa. Ma se tu mi inviti a giocare, cosa mi fai a chiedere le confezioni? Con le confezioni chiuse proprio. Che morale è? Ah, proprio scontri delle confezioni. Sì, sì. Okay. Scontri delle confezioni e tra qualche anno li giocherete in borsa quei giocattoli. Fidatevi di E-Man. E anche di Skeletron ogni tanto.